Un cordiale saluto a tutti voi da parte di Giuseppe Capuano e benvenuti al Golfo News. Vediamo subito gli argomenti di questa edizione. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i vari appuntamenti a Formia verso un protocollo d'intesa proprio contro la violenza sulle donne e sui minori. Lunedì un tavolo istituzionale. Mondragone, giornata mondiale del bambino, mentre a San Cosme è stato affidato il servizio per l'assegnazione dei numeri civici. Minturno ha convocato il consiglio comunale e a Gaeta questioni impianti sportivi, revocati gli affidamenti ai privati, ritorno alla gestione diretta del comune e riapertura immediata degli stessi. A Mondragone ancora giornata di visite mediche gratuite e per la pagina sportiva pallamano, la Geta Gaeta al giro di boa in campionato e la pallavolo di Serie B. B2, la pallavolo Minturno riceve il Cagliari. E iniziamo con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e i vari appuntamenti che si terranno. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Latina e la Regione Lazio, in collaborazione con il Centro Donna LILT, hanno promosso una serie di iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. La prima iniziativa è in programma la mattina del 25 novembre alle ore 11 presso il Liceo Classico Dante Alighieri, alla presenza di importanti relatori, mentre il secondo appuntamento è previsto per la sera dello stesso giorno al Teatro Cafaro, dove andrà in scena uno spettacolo promosso dalla Regione Lazio e dall'ATCL Lazio. Nel Golfo a Formia, nella sala Ribaud del Palazzo Comunale, nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 16:30 avrà luogo un convegno sul tema femminicidio, dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico. Il convegno è realizzato con il patrocinio del Comune di Formia per porre l'attenzione su un fenomeno divenuto ormai strutturale del nostro paese, avendo radici profonde sia culturali che sociali. Per arginare il fenomeno delle donne vittime di maltrattamento, il governo ha di recente varato una legge, non senza critiche per alcuni aspetti, da parte di quanti da tempo si occupano del tema. Sul cosiddetto femminicidio, una serie di norme giuridiche di contrasto alla violenza di genere che mirano non solo alla repressione, ma anche a mantenere in campo risorse finanziarie utili per programmare un vero e proprio piano d'azione, dalla rete di case rifugio all'estensione del gratuito patrocinio. Oggetto approfondito di esame sarà il recente ordinamento giuridico, che finalmente riconosce anche come la violenza, soprattutto nelle relazioni fra le mura domestiche. Una particolare attenzione sarà posta sul provvedimento che, pur segnalando una decisiva svolta culturale, è insufficiente a porre fine alle diseguaglianze e discriminazioni patite dalle donne. Durante il convegno, nel quale la musica avrà un ruolo non secondario, i relatori si alterneranno le voci delle donne che parleranno del loro duro percorso esistenziale. Testimonianze quelle delle vittime di reato che contribuiscono efficacemente all'emergenza e dell'humus di cui proliferano le discriminazioni operanti in ogni pregiudizio. Si tratta di ruoli definiti stereotipati che sono tanto radicati nella società che sembra difficilmente modificabile, ma che non è possibile superare. Il convegno si concluderà con la proiezione del filmato Stop alla violenza realizzato da Franca Rame. Infine, un'altra manifestazione si terrà lunedì a Mondragone, ma ne parleremo nelle prossime edizioni del nostro TG. È sempre a Formia un tavolo istituzionale di preparazione al protocollo d'intesa che sarà presto firmato per un'azione territoriale di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne e sui minori. L'incontro si svolgerà lunedì 25 novembre presso la sala Ribaud del Comune di Formia, alla presenza degli enti coinvolti, di scuole e di tutti coloro che, sensibili al tema, vorranno offrire la loro partecipazione. I lavori, introdotti e moderati da Stefania Galise, psicologa del Comune di Formia, si apriranno alle ore 11 e si chiuderanno alle ore 13. Dopo i saluti del primo cittadino, Sandro Bartolomeo, interverranno l'assessore alle politiche sociali, Eliana Talamas, la delegata alle pari opportunità, Patrizia Menanno, il dirigente del settore servizi sociali, Italo La Rocca, e la dottoressa dell'ASL, Anna Maria Aversa. Seguirà un cortometraggio sul femminicidio a cura delle classi terze dell'Istituto Magistrale Tullio Cicerone. Lo scopo del tavolo è quello di presentare il lavoro finora svolto ed arrivare alla firma del protocollo territoriale d'intesa tra il Comune di Formia, la
Integrazione sociosanitaria distretto di Formigueira, l'azienda ASL di Latina, la Procura della Repubblica di Cassino, la Prefettura di Latina, la Provincia di Latina, la Casa Circondariale di Latina, il Comando Stazione dei Carabinieri, il Commissariato di Polizia Stradale, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Caritas Diocesana, la Croce Rossa Italiana e altri enti impegnati nel settore. Gli enti coinvolti e l'intera città ovviamente sono invitati all'evento. E passiamo a Mondragone, dove è stata festeggiata la giornata mondiale del bambino con una serie di incontri, ma vediamo il servizio. Si è conclusa venerdì mattina la settimana di percorsi e di visite guidate per tutti i bambini delle scuole primarie di Mondragone, presso la casa comunale La Mediateca Sementini. L'appuntamento, organizzato in occasione della giornata mondiale del bambino del 20 novembre, ha visto i ragazzi dei plessi seguire un tour attraverso i vari uffici in maniera interessata e con una gran voglia di scoprire la realtà della macchina amministrativa comunale e del lavoro che si svolge quotidianamente. A completamento di ogni visita, lo speciale incontro tra gli alunni e il sindaco Giovanni Schiappa, che, accompagnato dal suo vice ed assessore alle politiche sociali di istruzione, Anna Barbado, hanno consegnato una brochure contenente la Carta dei diritti dell'infanzia. Oltre a parlare a tutto tondo di un paese da guardare nell'ottica di Europa e crescita sociale, di un territorio che parte soprattutto dai bambini, futuri cittadini di un mondo da costruire giorno per giorno. Siamo con il professor Carmine Fusco. Professore, oggi le scuole incontrano l'amministrazione. Prima di tutto presentiamo il suo istituto scolastico. L'istituto scolastico è la Buonarroti Vinci di Mondragone, che dall'anno scorso è un'unica realtà. Prima erano due scuole divise, adesso è gestita dal dirigente scolastico Lucia Razzino. Abbiamo quest'anno intrapreso questa nuova iniziativa nell'ambito della disciplina cittadinanza e costituzione. Quindi abbiamo immaginato di mettere in contatto direttamente gli alunni con le istituzioni, almeno quelle locali, quelle più a noi vicine. E quindi stamattina girano per i vari uffici per cercare di capire l'utilità nell'ambito amministrativo e quindi prendere i contatti con i vari dirigenti e i vari responsabili del comune. Anna Barbato, vice sindaco del comune di Mondragone, ma anche assessore alla cultura. Prima di tutto dobbiamo parlare di questa settimana diciamo così, dell'esplorazione del comune da parte dei ragazzi delle scuole che hanno potuto così vedere come funziona la macchina amministrativa e conoscere il proprio comune. Buongiorno. Allora, questa settimana cade il 20 novembre, ossia la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, ed è nello spirito di dare a spazio a questa iniziativa che per me è importante. Abbiamo realizzato questo evento che parte dal 18 di questa settimana, termina il 23, dove abbiamo dato la possibilità a tutta la platea scolastica del comune di Mondragone di visitare quella che è la loro casa, la casa comunale. Questo evento, denominato con Conosci i tuoi diritti non a caso, perché il comune vuole portare a conoscenza dei suoi piccoli cittadini e dei cittadini del futuro quali sono i servizi che il comune eroga per i suoi cittadini, quindi a partire dall'ufficio anagrafe, l'ufficio tecnico, a quelli che sono i loro diritti, ed è per questo che consegneremo loro un opuscoletto che è appunto la sintesi della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia, fatto nel 1989 a New York e ratificato in Italia nel 1991. Dove vogliamo dare loro un significato importante. Loro devono fare in modo che noi adulti, noi amministratori, facciamo rispettare sempre i loro diritti, facciamo in modo che questi diritti non vengano mai violati, ma soprattutto loro devono conoscere quali sono i servizi che il comune mette a disposizione nei confronti della sua città, in questa che è appunto la casa comunale, dunque la casa di tutti, ma soprattutto loro devono sapere quali sono i loro doveri come scolari modello e i loro doveri come cittadini modello. Quindi parliamo di diritto allo studio, importanza della frequenza scolastica, parliamo di cittadini modello, vivere in una città sana, pulita, bella, quindi parliamo di una giusta differenziata. Sono questi i messaggi che vogliamo dare ai nostri piccoli cittadini, perché è importante, a mio avviso, partire da loro che sono e saranno il futuro di questa nostra bella città.
I bambini restano comunque al centro del tema, visto che sono in piena campagna elettorale tra di loro. Ci sarà il consiglio comunale dei ragazzi con l'elezione anche del sindaco. Un miglior modo non poteva esserci per avvicinarli ancora di più a quella che è la realtà della politica. Esatto, ho ripreso con forza il Consiglio Comunale dei Ragazzi che è stato fatto nel lontano 2004, l'ho ripreso con forza, l'ho portato, ho sensibilizzato i dirigenti, i docenti, i quali a dire il vero mi hanno seguita in questa che è per me un'iniziazione importante, perché formare, istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi è una cosa che dovrebbe accadere nella normalità delle cose. I ragazzi sono in piena campagna elettorale, andremo a votare il 13 dicembre, nei diversi istituti c'è stata grande partecipazione, infatti nei singoli plessi già si sono aperte le primarie, i ragazzi delle scuole, i candidati sindaci sono solo delle scuole seconda e terza media, mentre la platea scolastica è della quarta e quinta elementare appunto della scuola primaria e i tre anni della scuola media. Possono invece candidarsi a consiglieri tutti gli alunni, quarta e quinta elementare, prima e secondo e terzo anno di media. Io ho suggerito ai ragazzi, perché sono venuti da noi i candidati sindaci portando quello che è il loro programma, abbiamo suggerito di rendere questo programma condiviso il più possibile, quindi ho suggerito loro di andare nei diversi circoli, di farsi conoscere e di condividere con loro quelle che sono le priorità da inserire all'interno del programma. Grande novità di questa iniziativa, differente della precedente, che questo assessorato e l'amministrazione ha deciso di affidare un piccolo capitolo, quindi di dare dei soldi che i bambini potranno utilizzare per realizzare quello che hanno inserito nel loro programma, per fare in modo che oltre a conoscere o a desiderare qualcosa, devono impegnarsi realmente per la realizzazione. Quindi oltre al desiderio e al sogno, anche devono imbattersi in quelle che sono le procedure burocratiche, quindi avvicinarsi da subito alla norma, alla legge, perché tutti i sogni possono diventare realtà se si persegue, si cammina con la legalità, braccetto con la legalità sempre. Sindaco Schiappa, un comune oggi pieno di ragazzi, pieno di bambini che sono venuti a conoscere l'amministrazione e soprattutto la macchina dell'amministrazione, quello che è l'interno del comune. È stata una bella esperienza per tutti e due i lati, sia per i bambini che per lei. È stata una bellissima esperienza, ma da lunedì una settimana intensa di incontri, non ho la voce ma sono veramente contento. Da lunedì delegazioni di studenti delle scuole elementari e delle scuole medie, ringrazio il mio assessore Anna Barbato che ha magistralmente organizzato questa iniziativa, ho offerto l'opportunità a questi giovani di poter conoscere la propria casa in prima persona, la casa comunale, di poter apprendere le peculiarità degli uffici più particolari, più importanti, di poter trascorrere una mezz'oretta con il proprio sindaco, anche un'oretta per qualcuno, facendo tutte le domande, approfondendo tutti gli argomenti e le cose di loro interesse nella stanza del sindaco, convincendosi che si ricordano dei doveri, quando si ricordano dei diritti, è giusto ricordare anche dei doveri. Allora, la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, che è caduta il giorno 20, vuole essere un significativo modello di un'iniziativa che favorisce il riconoscimento dei doveri dei più giovani a favore della crescita della propria comunità. Si possono invocare dei diritti solo quando si ha la consapevolezza di fare il proprio dovere. È nostro dovere come istituzione essere al fianco dei più giovani e far sì che tutto questo avvenga in una città che vuole crescere, qual è la città di Mondragone. Questa occasione le ha permesso di conoscere più approfonditamente i suoi cittadini, i suoi piccoli cittadini. Che cosa le è rimasto particolarmente impresso di questa esperienza? Devo dire che qualche mese fa, insieme alla maggioranza, pensavamo che cosa fare del bilancio da approvare, seppur con qualche mese di ritardo, ma di stanziare qualche risorsa particolare. E fu proprio nostra intenzione soffermarci a guardare la città con gli occhi dei bambini.
qualche scelta che abbiamo fatto ci ha dato ragione, perché tra le richieste che sono state fatte dai bambini sono quelle iniziative, quegli interventi, quelle attività che di qui a breve potranno vedere la luce proprio in città. Quindi guardare la città con gli occhi dei bambini mi convince ancora di più che significa guardare la città con gli occhi di chi la vuole bene, di chi vuole che Mondragone possa ritornare ad essere quello che ha rappresentato in passato e possa ritornare a recuperare una serenità e una vivibilità che contraddistingue tutte le città che sono fortunate perché hanno dei tesori e delle ricchezze. La montagna, il mare, i beni culturali e una comunità di lavoratori onesti, di lavoratori che hanno fatto della propria vita un col sudore nei campi e da qui quindi hanno tenuto alto il valore dell'agricoltura, e di lavoratori che oggi non possono vedersi accomunati con quelle realtà che sono caratterizzate da momenti difficili, perché la camorra, la mala politica e tutte le componenti non certamente edificanti hanno realizzato in termini delinquenziali. A Mondragone abbiamo dei tesori, dobbiamo saperli difendere e dobbiamo difendere soprattutto il nostro territorio e la nostra gente. Lo si fa insegnandolo e parlandone con i più piccoli, con i bambini delle scuole elementari, con i più giovani delle scuole medie, e facendolo dove? All'interno della casa comunale. Questo era l'obiettivo. Penso che, ringraziando nuovamente l'assessore Barbato, penso che l'iniziativa abbia dato veramente i suoi frutti. E torniamo in studio, passiamo a Santi Cosmo e Damiano. Affidare il servizio di assegnazione dei civici, si avvia a soluzione il problema della toponomastica locale, soprattutto con riferimento ai numeri civici, la cui assenza tanti disagi ha causato e sta causando alla popolazione. A comunicarlo è l'assessore alla toponomastica del comune di Santi Cosmo e Damiano, Vincenzo Petruccelli. L'ufficio tecnico del comune Aurunco, infatti, è affidato ad una società specializzata il compito di portare a termine la rilevazione delle abitazioni presenti sul territorio e la conseguente procedura per l'attribuzione e l'apposizione di numeri civici. Tale lavoro era stato già iniziato alcuni anni addietro ed aveva portato al completamento di alcune strade, anche di grande importanza, grazie alla disponibilità di alcuni dipendenti comunali che si erano prestati ad effettuare tale attività. Tuttavia, la scarsezza delle risorse umane di cui si può fruire l'ente Aurunco ha indotto l'amministrazione a provvedere ad esternalizzare questa attività al fine di arrivare in tempi brevi alla soluzione della problematica. Il completamento delle operazioni da parte della società che si è aggiudicata l'incarico, infatti, è previsto entro la prossima primavera e, come già evidenziato, dovrà provvedere al comportamento di tutte le vie del paese e della posizione delle nuove targhette con i numeri civici che saranno apposte per le abitazioni esistenti gratuitamente e a carico del comune. Oltre a risolvere in questo modo, ha concluso l'assessore Peruccelli, un problema che molti disagi sta causando, soprattutto a seguito dei disservizi postali, che recriminano in ogni circostanza la scusa di non riuscire a recapitare la corrispondenza per l'assenza di numeri civici, si tratta di un altro impegno assunto in campagna elettorale con i cittadini, che in questo modo viene portato a compimento realizzando uno dei punti del programma che l'amministrazione si era preposta di svolgere durante questa legislatura. E passiamo a Minturno. Ha convocato il Consiglio Comunale, è stato convocato per giovedì 28 novembre alle ore 18 il Consiglio Comunale di Minturno ed in seconda convocazione per il giorno 30 novembre alle ore 9 del mattino. Tra gli argomenti in discussione appare anche il bilancio di previsione documentato, essenziale per l'attività amministrativa, ma i punti all'ordine del giorno sono il regolamento TARES, modifiche di integrazioni, piano finanziario TARES, modifiche di integrazioni, il piano tariffario della TARES, il regolamento dell'IMU con eventuali modifiche, l'approvazione delle aliquote della stessa IMU per l'anno 2013, l'approvazione proprio del programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale di quelle 2013. Verifica aree fabbricate da destinare a residenze, attività produttive e terziarie, programma incarichi esterni e infine proprio l'approvazione del bilancio 2013, pluriennale 2013-2015, la relazione previsionale e programmatica.
E ci spostiamo a Gaeta, in impianti sportivi. È scoppiata in questi giorni la polemica ed sono stati subito revocati gli affidamenti ai privati, ritorno alla gestione diretta del comune e riapertura immediata. Revoca degli affidamenti in atto degli impianti sportivi ai privati, ritorno degli stessi nella gestione diretta del comune con riapertura immediata. Queste le importanti decisioni assunte dall'amministrazione comunale di Gaeta, guidata dal sindaco Mitrano, per dare rapida soluzione alla situazione di impasse terminata dalla chiusura dei suddetti campi sportivi decretata dal gestore privato nella giornata di giovedì 21 novembre scorso, per la motivazione di prolungarsi dei tempi per la concessione dell'agibilità da parte degli uffici comunali competenti. Operatività e volontà di risoluzione immediata hanno dunque caratterizzato l'azione del governo cittadino in questa vicenda, affrontata senza perdere tempo e partendo anche dalla serena constatazione che da parte del gestore privato degli impianti sportivi non è stato adottato un comportamento ostruzionista, ma c'è anche stata piena collaborazione per addivenire ad una tempestiva ed idonea soluzione della problematica. Abbiamo svolto, ha dichiarato il primo cittadino, nella stessa serata del 21 novembre una riunione cui hanno partecipato anche l'assessore alle opere pubbliche Cristian Leccesi, il collaboratore volontario dello sport Gigi Dolfi e i dirigenti dei settori coinvolti per il fermo obiettivo di individuare una soluzione per la riapertura delle strutture. Impensabile infatti il far rimanere i giovani con i cancelli chiusi delle nostre strutture sportive, significherebbe fermare lo sport. Davvero inaccettabile, abbiamo così intrapreso l'unica strada secondo noi possibile per uscire dal momento di stallo, risoluzione del contratto per quanto riguarda Riciniello, annullamento delle gare relative agli altri impianti sportivi, al fine di ripristinare le condizioni di agibilità e ritorno degli stessi alla piena disponibilità del comune che li gestirà direttamente. Quindi Campo San Carlo, Campo Riciniello, il campo di calcio a 5 di Via Pisa, la palestra di Via Marina di Serapo e Via del Piano, queste sono le strutture sportive interessate dalla decisione dell'amministrazione comunale, la quale garantisce massima efficienza da parte degli uffici comunali nel lavoro di completamento delle procedure di certificazione in corso. Nel frattempo il Comune consentirà la fruizione immediata degli impianti da parte delle associazioni sportive di Gaeta. E ritorniamo a Mondragone, giornata di visite mediche per la giornata di sabato e soprattutto visite mediche gratuite. Vediamo il servizio. Nella giornata di sabato, presso gli uffici di Viale Margherita del Comune di Mondragone, si terrà una giornata all'insegna della telemedicina con screening gratuiti a partire dalle ore 9 del mattino. L'iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Caserta e Gruppo di Croce Rossa di Mondragone, è in collaborazione con l'equipe del progetto SIT ed è stata patrocinata dal Comune di Mondragone. All'iniziativa prenderà parte anche il responsabile dei SIT, Aniello Leonardo Caracciolo. Questa è un'altra iniziativa importante, è un'altra iniziativa importante che grazie all'attenzione dell'assessore Corvino, l'assessore delegato, della Croce Rossa, del coordinamento provinciale, del dottore Caracciolo e della presenza dell'assessore provinciale che domani avremo in città all'agricoltura Stefano Giaquinto, che insieme alla nostra concittadina Daniela Nunes, assessore regionale all'agricoltura, hanno sostenuto l'iniziativa della telemedicina affinché si possano superare, anche se ancora in termini sperimentali, i tempi e le attese della burocrazia in medicina, affidando a queste iniziative il termometro degli interventi diagnostici sui territori, affinché, ecco, come domani a Mondragone, le cure ecografiche, visite senologiche e tutto quanto verranno a portare a Mondragone professionisti seri e qualificati possono essere soltanto l'inizio di una nuova avventura dove la medicina sui territori possa arrivare anche senza essere ospitata in locali di un ospedale vero e proprio. E chiudiamo con la pagina sportiva, palla a mano, la Geodar Gaeta al giro di boa in campionato, si chiude con una trasferta il giorno di andata della Geodar Gaeta, la formazione biancorossa sarà infatti ospite della giornata di domani, sabato 23 novembre, del Benevento neopromosso nella massima serie. La compagine sannita allenata dalla coppia Giustino Ciullo, Zoran Civetovic, è attualmente la quarta forza del girone con 12 punti all'attivo e reduce da una striscia positiva che dura da ormai due giornate, grazie alle vittorie ipotecate prima con il Conversano e poi nell'ultimo turno contro la Lazio.
un momento positivo che ha fatto volare i giallorossi in zona playoff, anche se l'obiettivo primario dei ragazzi, cari al presidente Carlo La Peccerella, è la conquista di una salvezza tranquilla. Tra i punti di forza della squadra del Benevento, gli esperti fratelli Andrea e Giuliano Sangiulo, rispettivamente terzino e centrale, il terzino a sinistra Alessio Buonocore, miglior realizzatore contro la Lazio, e l'ultimo arrivo, l'ala Denis De Siero, ex biancorosso. Dopo il rammarico dovuto alla sconfitta e ai tiri di rigore in casa della Jeter si respira un altro riscatto. Per la squadra gaetana, infatti, i segnali di crescita sono sempre più evidenti, anche se, nonostante il primo punto guadagnato, è mancante e ancora qualcosa. Manca la vittoria per i ragazzi di Onelli, infatti la gara di Benevento non sarà certo una passeggiata, soprattutto considerando la pesante assenza di Marciano a causa di un risentimento al polpaccio e le condizioni precarie di Ponticella in forze dopo una distorsione alla caviglia. Ma i ragazzi dello stesso coach scenderanno come al solito in campo con tanta determinazione e grinta, con l'intento di salutare con il sorriso il giro di boa. E chiudiamo con la palla a volo in Serie B2, il Minturno riceverà il Cagliari, ma vediamo il servizio. Settimana intensa di lavoro per le giocatrici della pallavolo Minturno che sabato alle ore 15 attendono l'arrivo della formazione del Cagliari. La squadra sarda occupa la parte bassa della classifica con le minturnesi che hanno bisogno di punti per rivitalizzare un inizio di campionato fin qui avaro di soddisfazioni in un Pala Borrelli che fino ad ora ha sempre comunque portato punti alle ragazze di Mister Ciufo. Ricordiamo che la partita della pallavolo Minturno sarà visibile sulle nostre frequenze nella giornata di mercoledì alle 21.20 dopo il nostro TG. Bene, il nostro TG volge al termine, appuntamento al Pala Borrelli per vedere la sfida contro il Cagliari delle ragazze minturnesi. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione del nostro Golfo News. Buon proseguimento con i programmi di Telegolfo.